Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto Colucci, sono un ingegnere elettrico e oggi ho avuto la possibilità di partecipare a questa conferenza all'AISE qui di Modena e presentando il progetto SIP Sustainable Industrial Park che ho presentato insieme ad altri pionieri all'evento finale a Valencia fine ottobre, l'Innovation Festival organizzato dalla Climate Kick. Sono un pioniero dell'innovazione, nel senso che ho partecipato al programma PIP Pioneers into Practice 2014, organizzato da Aster in Italia a Bologna e dalla Climate Kick europea. Kick sta per Knowledge Innovation Community, che fa parte della EIT, European Institute of Innovation and Technology. È stata un'esperienza fantastica perché sono riuscito a entrare a far parte di un network di tecnici, di innovatori socio-tecnologici europei e che mi ha dato la possibilità di incrementare le mie conoscenze e il mio networking di possibili collaborazioni. Oggi abbiamo presentato il nostro progetto Sustainable Industrial Park, che consiste nella creazione di linee guide per realizzare un parco industriale di tipo sostenibile, che sia sostenibile dal punto di vista tecnologico ma anche sociale, nel senso che il cuore del sistema è il well-being del lavoratore, che deve essere in grado di lavorare sia per garantire maggiore produttività ma anche soprattutto per benessere personale in un ambiente che sia sicuro, confortevole e piacevole. Quindi anche l'aspetto degli edifici deve essere conforme a un dettame di piacevolezza architettonica e chiaramente oltre al fatto di essere super efficiente dal punto di vista energetico. L'idea è quella di creare una microgrid semi-indipendente in cui ogni azienda produrrà la propria energia e condividerà con le altre aziende all'interno del grid il surplus energetico. Ci sarà un sistema centralizzato, informatizzato, che gestirà i flussi energetici e ci sarà una cura particolare anche per quanto riguarda la tipologia della produzione, che dovrà essere sostenibile. Quindi all'interno del Sustainable Industrial Park SIP le aziende ci sarà uno sviluppo e un flusso di Internet of Things, Internet of Energy e Internet of Information, per cui ci sarà una perfetta amalgama tra i flussi energetici, informativi e di materiale. Il centro, come detto prima, è assolutamente il well-being del lavoratore e quindi sarà data particolare cura a quello che è il greenery e dei benefit come asili, lounge areas, piccoli ristoranti o anche piccole biblioteche e palestre. Il tutto per garantire un comfort lavorativo. Le applicazioni tecnologiche saranno di notevole livello perché verranno utilizzate tutti i sistemi noti di produzione distribuita e localizzata di energia, rinnovabile chiaramente, con sistemi storage per massimizzare l'autoconsumo e la gestione ottimizzata tra produzione e autoconsumo.